Ma adesso siamo sul finale. Io volevo fare invece un grande applauso a due ragazze che si sono esibite qui per la prima volta facendo appunto le presentatrici. Le chiamiamo Costanza e Sveva. Venite, ragazze. Eccole. Dove sono? Eccole. Loro si esibiranno poi anche come attrici. Sono state così con noi sul palco. Com'è andata? Bene. Benissimo. Sono disinvoltissime. Tra l'altro stiamo preparando un bel pezzo che a gennaio faremo in teatro con una cosa molto molto forte. Allora io le ringrazio perché adesso attraverso loro abbiamo la presentazione di un ragazzo che è stato qui al Santa Maria, un ex allievo, prima di presentarne un'altra che invece ci viene a fare un pezzo cantato, e io farei venire sul palco Marco Di Giulio. Eccolo qui. Ecco Marco. Vieni, Marco, mettiti in mezzo a loro, alle ragazze, dai. Anche perché ci è venuto a raccontare un po' la sua esperienza. A proposito, ma il microfono, eccolo. Grazie. Qui. Grazie. Buongiorno. Scusa Marco, ma perché ti sei vestito da prete oggi? Io sì, dopo il Santa Maria, come prete? Mi sembri un prete. No, io dopo il Santa Maria. Ti sei fatto chirichetto? Sì, dopo il Santa Maria ho capito che ho sentito la chiamata e... Davvero? Mi hanno chiamato e sono diventato prete. Ma come prete? Ma quale prete? Ah, non sei prete, no, scusa. No, non sono diventato prete. Sono diventato... Che sono diventato io? Non lo so, sono diventato dire, un attore. Oh. Grazie al Santa Maria sono diventato un attore di teatro. Oh. E per la prima volta sono salito su un palcoscenico, è stato grazie al Santa Maria, e esattamente... 8 anni fa? C'avevo i capelli? C'avevi ancora i capelli, io non c'avevo la barba, quindi, okay, quindi è passato un po' di tempo. Ci siamo compensati. E la prima volta che sono salito, ci abbiamo anche un video. Ci abbiamo? No, non è vero, non c'è il video. Ah, non c'è. Ce l'abbiamo il video? No, non ce l'abbiamo il video. Quindi che è successo? Quindi sei uscito dal Santa Maria? Sono uscito dal Santa Maria e poi sono rientrato come psicologo, ho studiato psicologia, ho studiato teatro e oggi ho unito le due cose perché insegno in una scuola sia psicologia, comunicazione che teatro, insomma, grazie al Santa Maria che mi ha fatto capire le mie qualità e le mie competenze. Va bene, grazie. Grazie a Marco Di Giulio per farvi capire, insomma, che cosa è il Santa Maria.